Broccoli gratinati. Siamo nelle Marche. Un piatto di contorno normalmente, ma può essere anche una buona portata di secondo. È semplice, molto gustosa. E questa ricetta me l'ha ispirata questo broccolino, primo e forse ultimo, che sono riuscito a raccogliere qua nel mio vaso barra orticello, e lo uso per questa ricetta. E oltre al broccolo ci servirà latte, farina, burro per fare la besciamella e il pecorino. Iniziamo con la preparazione. Allora, il primo passaggio è ovviamente lessare in abbondante acqua con poco sale, mi raccomando. Il broccolo, io lo lesserò intero perché veramente è piccolo. E una piccola nota di servizio: quando lo andate a lessare intero, fate attenzione ad intaccare bene il fondo, così a croce, per poi aprirlo. Lo buttiamo qui e lo facciamo cuocere con calma. Non deve essere molto cotto, vedremo poi perché. Ora che ha finito la cottura, la prima cottura, il nostro broccolo, e l'abbiamo messo a scolare, prepariamo la nostra besciamella. E mi raccomando, considerate sempre, essendo appunto la classica besciamella, io ho usato la gradina, ma per il resto è sempre identica, di usare i soliti aromi. Quindi, oltre al sale, un giro di pepe, ci vuole un po' di noce moscata. Eccoci qua, abbiamo il nostro cavolfiore lesso, il nostro pecorino e la nostra besciamella. Ora ho imburrato la teglia, adesso sfruttando questi intacchi taglieremo il nostro broccolo e lo disporremo nella teglia. Poi ci metteremo sopra un po' di besciamella e il pecorino per insaporire il tutto. Eccoci qua, come vedete sono belli affogati nella besciamella e coperti di pecorino. Adesso questi andranno in forno a 170-180 gradi per all'incirca una ventina di minuti, una mezz'oretta. Eccoci qua, guardate, cottura ultimata. Come vedete si è gratinato, si è bruscato il formaggio sopra e si è ristretto, si è asciugata la besciamella. Ora andiamo ad impiattare. Voilà, eccoci qua. Uno, l'altro, così e via. Un po' di besciamella. Tac. E il piatto è ultimato. E ora piccola nota di servizio. E secondo parte dei marchigiani, la morte sua è sempre la gratinatura fatta con sopra le fette di prosciutto cotto, una variante di Forlì, della provincia di Forlì Cesena, del Forlivese invece preferisce la mortadella. Ditemi quello che volete, ma intanto come versione base questa qui è eccezionale. Mamma mia, la sapidità è perfetta. Tra altre cose è data dal per il 70-80% dal pecorino che abbiamo messo su, perché abbiamo tenuto indietro di sale un po', cioè abbiamo messo poco sale nell'acqua di cottura del broccolo e poco sale nella besciamella, cioè quel tanto che bastasse per dargli un po' di sapidità. Fatemi sapere cosa ne pensate di questa ricetta, consigli, critiche, suggerimenti. Lasciate un pollice in su e iscrivetevi al canale.
E alla prossima video ricetta. Buon appetito!